È inutile, mi devo rassegnare, tanto non diventerò mai in gamba come gli altri. Ehi, salve ragazzi! Oh, che bello, è il mio programma preferito! Lo sapete che ora è? È l'ora del pesce! Dunque ragazzi, oggi vi spiegherò come si fa a preparare uno splendido timballo con dei semplicissimi spaghetti! Deve essere divertente! Ma prima passo la parola al nostro sponsor! 早上好，张国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。 但是速度与激情就比冰淇淋速度与激情速度与激情就我最喜欢。 Che schifo! 所以现在是因为时间。 Mi piacerebbe tanto essere come lui. 准备，一二三， 2个礼拜以后， 速度与激情就， 2个礼拜以后， 速度与激情就， 两个礼拜以后，速度与激情就不要忘记。安琪哦，不要错过去电影院看《速度与激情九》，因为非常好电影，动作非常好，差不多一样。冰淇淋，再见。 Accidenti, allora quei cosi funzionano davvero. Devo provarlo. Ciao, nonna. Ciao, non ti avevo sentito arrivare. Volevo sapere se per caso devi ordinare qualcosa al negozio di alimentari. Beh, adesso che ci penso è finito sia il latte che la marmellata e anche il sapone. Ti dispiacerebbe ordinare anche una scatola CCP? Una scatola CCP? Lo sai benissimo, Silvestro, che non ti sono mai piaciuti. Sì, è vero, ma alla TV hanno detto, insomma, che diventi in gamba. Silvestro, tu non hai bisogno di quella robaccia, vai bene così come sei. Ma io non mi piaccio, voglio essere come quel ragazzo della pubblicità. Forse se mangio quella merendina divento come lui. Oh, non dire sciocchezze, non spenderò neanche un centesimo per comprare una disgustosa merendina che non mangerai mai. Beh, ero sicuro che avresti detto così. Comunque possiamo comprarla con i miei soldini. Scusa se te lo dico, ma mi sembra molto sciocco usare i tuoi risparmi per comprare una cosa del genere. Ti prego, nonna! Devo assolutamente comprare quella merendina! Ti prego! Beh, ne sei proprio convinto? Convinto al 100%! Bello, è arrivata la mia merendina! Non vedo l'ora di mangiarla, così diventerò in gamba anch'io! Grazie, giovanotto! Ecco, tieni un centesimo nuovo di zecca! Oh, grazie, grazie, signora! La merendina, la merendina! Non vedo nessuna merendina. Forse se la sono dimenticata. Eccola! Che sciocca, non l'avevo vista, era sotto questa scatola. Oh, giusto cielo, hanno un aspetto disgustoso. Sei proprio sicuro di volerli mangiare? Se hai cambiato idea, possiamo riportarli al negozio e farci ridare i soldi. Sono sicuro, sono sicuro! Beh, come vuoi. Finalmente i miei giorni sfortunati hanno le ore contate. Che schifo, secondo te è normale che abbia questo odore terrificante? Accidenti, è terribile! Forse saranno scaduti! Qui c'è scritto da consumarsi entro il 3039. Oh, poveri noi! Ai miei tempi si mangiavano cose sane. Ecco il mio sciroppo al sidro!